Un tempo esisteva l'appoggio esterno ai governi, adesso c'è l'appoggio fantasma, coniato appositamente per noi. Un neologismo tartufesco, perché lo sanno anche i sassi, che qui dentro non c'è mai stata una vera maggioranza politica con la quale tutti devono fare i conti. Ma questo teatrino degli equivoci, questo gioco ipocrita, ha fatto comodo un po' a tutti. Pazienza, noi guardiamo avanti. Siamo stati accusati di essere traditori per convenienza. In quest'area siamo arrivati a 20, oggi 14, nell'altro ramo 16, rispetto a 300 e passa cambiamenti di prima e 500 di seconda. Tutti, fra deputati e senatori che hanno cambiato gruppo, sono traditori? O è l'effetto dei mutamenti politici e della stagione politica? Perfino gli amici di Articolo 1 hanno cambiato maglia. Ma li capisco. Anzi, noi siamo stati il grillo parlante del riformismo, aiutando spesso il PD a compiere scelte difficili, mettendo a nudo le loro contraddizioni fra le due anime, sull'innovazione istituzionale, sulle politiche del lavoro, sul Job Act, con l'abolizione dell'articolo 18, sul limbo prima casa, un bene inestimabile per tutti, poveri e ricchi, l'IRAP, il superammortamento, rottamazione delle cartelle. Quando sosteniamo questo ci chiamano renziani. Abbiamo dato fastidio a tutti e qualcuno ha tentato di schiacciarci. Non ci è riuscito, ma forse perché abbiamo capito la nuova fase politica prima di altri. E lo vedremo.